In giunta ben due assessori dell'ex UDC. A Palazzo Sant'Agostino continua il giallo sulla posizione del partito di Casini ed in campagna di De Mita. Nessuna indicazione ufficiale dall'alto sulla posizione da assumere nei confronti della maggioranza Cirielli, eccezion fatta per il flirt rispuntato tra De Luca e l'uomo di Nusco. Né dentro né fuori a Palazzo Sant'Agostino, fatto sta che lo schieramento di centro appare sempre più meno coeso e alla deriva. È per questo che il nocerino postabile d'agosto ne ha preso le distanze da qualche mese, assicurandosi un ruolo nella vita amministrativa della provincia di Salerno. Lo stesso dicasi per l'assessore Nunzio Carpentieri, mentre resta alla finestra, aspettando una possibile evoluzione, il consigliere provinciale Antonio Pagano. E De Mita che ristabilisce e rinsalda il rapporto con il sindaco della città De Luca. Gli facciamo gli auguri per questo rinnovo del matrimonio. Evidentemente c'era stata una separazione consensuale, io ho detto scherzosamente. De Luca non è stato presente a San Matteo, è stato presente a San Ciriaco. Io credo che le minestre riscaldate possono essere anche saporite, ma poi comportano mal di pancia. E noi finché non ci saranno direttive diverse facciamo il nostro percorso di onestà intellettuale e politica. Credo che qualsiasi altro atteggiamento che vada da fuori di un discorso del genere vada comunque discusso insieme a quello che è il gruppo dell'UDC e quello che è la segreteria provinciale dell'UDC. In questo momento non sono avvenute e non c'è nessuna comunicazione di fatto e noi, come abbiamo detto più di una volta nelle nostre interviste, nei nostri interventi, seguiamo un percorso di coerenza, servi e schiavi nessuno, ma liberi di poter pensare un pensiero nostro, che è quello che abbiamo detto ai nostri elettori nel momento in cui ci siamo candidati. Quindi credo che andremo avanti in questo senso, diremo le nostre posizioni quando ci saranno chieste, ma in un consiglio anche come questo importante, dove si votano surrogazione di consiglieri provinciali, l'importanza della presenza non solo umana ma politica è fondamentale. Quindi sono uscito fuori dall'UDC proprio perché non condividevo più determinate scelte, determinate strategie, e del resto il mio non aver accettato questo assessorato già a dicembre dell'anno scorso, quando facevo parte dell'UDC, è stato ancora una volta da parte mia un gesto politico, penso di grossa correttezza, e che penso mi abbia contraddistinto. E quindi io dico, in questo momento almeno mantenere un punto fermo, è quello di avere la dignità di rispettare degli accordi. Io sono una persona che rispetta gli impegni presi a prescindere dalle convenienze, e l'UDC non l'ha fatto, scegliendo dei percorsi alternativi ai quali alcuni si sono attenuti, altri non hanno condiviso, però oramai è un discorso che non mi riguarda più. E quindi il futuro è il PDL? Il futuro è sicuramente il centrodestra. Mi trovo in una giunta di centrodestra dove il partito di maggioranza è il PDL, e quindi ho sposato questa linea 3 anni fa e mi pare giusto portarla avanti fino alla fine del mio mandato.